Ciao, come state? Tutto bene? Eh sì, ci ritroviamo nel post, insomma, tutto quello che di solito facciamo il martedì, ma non ci troviamo di martedì, nel senso che non sono in diretta, non riuscirò a essere con voi perché inizia una settimana veramente piena, 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 strapiena di lavoro, di appuntamenti, ma soprattutto di feste, di fiere, di manifestazioni. E quindi, insomma, la mia settimana sarà dedicata alla preparazione e anche alla trasmissione all'interno della fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano. E poi, insomma, via via inizieranno a esserci altre fiere a cui saremo presenti. Ma questo non mi impedisce comunque di stare con voi. E così mi sono detta: cosa posso raccontare ai miei amici, anche se non siamo insieme questo martedì? Allora, ho pensato che da un po' che non parliamo di vinili e così ho detto: bene, sai che c'è? Vado a togliere un vinile appeso di là in segreteria, di quelle che hanno delle copertine un po' più particolari, e glielo propongo. E così ho fatto, già lo vedete qui. Ho scelto questo vinile da una copertina veramente particolare. Beh, chi sono loro? Intanto loro sono i King Crimson e sono un gruppo rock progressive londinese, britannico, che si è formato nel 1969 a Londra e spesso viene classificato anche come prettamente progressive, dobbiamo dire. In realtà, insomma, il gruppo ha subito veramente tante influenze anche portate da ogni partecipante così al progetto. E quindi queste influenze veramente hanno fatto conoscere e scoprire più e più generi musicali. Sono stati fusi anche nei loro lavori e non solo questi generi musicali sono stati fusi, ma anche proprio, diciamo così, l'unicità di ogni singolo elemento del gruppo, anche perché sebbene la band sia, diciamo così, britannica, in realtà all'interno del gruppo ci sono degli elementi che arrivano dagli Stati Uniti e quindi questo ha permesso anche questo ponte, questi viaggi hanno permesso di così influenzare un po' quello che è stato il loro modo di vedere la musica. Dico sono ancora perché attualmente i King Crimson sono ancora in attività. Ebbene, tant'è che insomma questa unione ha fatto sì che raccontassero il loro tipo di musica attraverso un album e l'album, il primo album è quello che è diventato più famoso. È stato proprio questo, In the Court of King Crimson. Ma perché è diventato famoso? Beh, intanto è diventato famoso un po' per il genere musicale, per i mix di generi musicali che si trovano all'interno, perché all'interno troviamo anche della musica classica, ma soprattutto lo è diventato, oltre perché è un bellissimo album ed è stato anche definito come l'album forse più importante del rock progressive, che ha fatto sì che sia stato di ispirazione per molte generazioni e anche in qualche modo sperimentale, ma dicevamo è stato importante anche per la copertina. Una copertina che è stata realizzata da Barry Goldberg. Tra l'altro lui aveva 27 anni, un giovane programmatore che riuscì a disegnare solo questa copertina perché poi l'anno successivo, insomma, morì prematuramente. Tant'è che questi due dipinti rimangono le uniche due opere di questo giovane artista. E che dire? Beh, un album sicuramente particolare, un po' per i colori che sono quelli del rosa e dell'azzurro che sono predominanti, ma anche, insomma, se vogliamo, di questa faccia che urla, che sgrana gli occhi, tra l'altro pure senza orecchie, dobbiamo dirlo, e che è anche un pochettino inquietante. Ma questo sta a significare un po' quello che vuole rappresentare, no? Questa copertina. L'uomo schizzoide del XXI secolo di cui si parla anche nella prima canzone. Però all'interno c'è un altro disegno che se vogliamo cambia completamente, ok? Opinione di quest'uomo perché praticamente è un uomo più sorridente, si vedono anche le dita, più aggraziato, più allegro, più calmo, mostra anche le mani e le mostra in posizione l'eratica, si dice. E in questo caso questo sole e questo universo rappresenta il re Cremisi, ma è anche in qualche modo rappresenta quello che è il gruppo.
un pochettino si sente di emanare con la sua musica. Dicevamo, i colori predominanti sono il rosso, che è proprio rosso cremisi, ed il blu, ma dovete sapere una cosa, sì, che proprio a causa di questa originalità, se vogliamo, di questa copertina, di questa mostruosità del volto e dell'assenza di informazioni sul fronte e sul retro, perché effettivamente noi prendiamo questo disco, ma se non lo conosciamo, anche se ormai tutti lo conoscono, non si sa effettivamente di chi sia. Fanno sì che questa copertina sia una delle copertine più significative della storia del rock. E pensate che tre in particolare sono quelle più significative copertine che sono legate, diciamo così, alla musica. E sono questa, In the Court of King Crimson. E poi abbiamo il famoso prisma di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, e il disco, il vinile, insomma, quello invece tutto bianco dei Beatles. Ecco, queste sono le copertine un po' caratteristiche, ma sono copertine, soprattutto questa, che richiamano un po' l'arte gotica, che in qualche modo ha segnato anche la storia del vinile stesso, della musica, dei dischi progressive, di questo modo di così realizzare le copertine che fossero anche un pochettino improntate sul fantastico gotico. Bene, spero di avervi così illuminato un pochettino, di avervi incuriosito su questa copertina, ma questo per dire che cosa? Beh, che intanto non saremo insieme, ma non vi preoccupate, che comunque mi faccio vedere, in qualche modo rimaniamo in contatto, ma anche per dirvi che, perché no, potreste rispondermi e mettermi quale può essere un album che vi ha colpito in particolare, soprattutto per la copertina, perché chi lo sa, magari potremmo continuare a raccontare i nostri vinili. Nel frattempo, che succede? Beh, succede che io vi ringrazio come sempre, vi auguro una buona giornata, una buona serata, non scappo, è solo che appunto la fiera mi chiama e quindi devo andare, ma ci ritroveremo molto molto presto, ve lo prometto, quindi un bacio, un abbraccio e buona serata. Ciao!